Amici di Fan Week, ben trovati a questa nuova diretta di ore 15 in mia compagnia. Io sono Elena, ovviamente, come sempre. Quest'oggi è una puntata un po' particolare, ma insomma, ecco, ci siamo qui, ce la possiamo fare e parleremo di serie TV. Racconteremo le serie TV, i cult, quelle da vedere, quelle da recuperare. Insomma, vogliamo fare un pochino un viaggio all'interno di questo splendido mare, perché abbiamo scoperto anche delle chicche. Ad esempio, qual è stata la prima serie TV trasmessa in Italia e quindi più o meno quando è cominciata tutta questa storia delle serie TV che adesso stanno prendendo tanto piede. In mia compagnia, perché non sarò da sola a parlare di questo, c'è una collega e grande amica, ovvero Paola Schettino Nobile, che io quindi farei entrare immediatamente. Ciao! Ciao Paola, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere qui con noi in questa diretta un po' pazza. Ma figurati, insomma, poi quando si tratta di serie TV, sempre siamo grandi fan, anzi, punto, sono pronta. Senti, tu lo sapevi, ad esempio, io facendo un po', di ricerche, ho scoperto che la prima serie TV trasmessa in Italia, quindi non proprio della storia della televisione italiana, è Rin Tin Tin. Grande il ca. Io, guarda, ti posso dire che in qualche episodio l'ho visto all'epoca, quello in bianco e nero, grande, grande cagnolone, che era un cane lupo, se non Un sbaglio. fattore tedesco, sì, un cane lupo. E mi ricordo, non me la, ti giuro, non mi ricordo nei vari episodi, però mi ricordo che era un grandissimo cane, quindi sarà la prima in assoluto. È stata la prima trasmessa in Italia ed è del 1956 in realtà, ed è stata trasmessa appunto nel 1956, poi dopo l'hanno replicata e ri-replicata, però ecco, insomma. Che penso che forse è di quegli anni anche perché io vedevo anche quello, ma quando ero piccola pure io, lessi. Certo, c'era pure Lessi, un altro caposaldo, diciamo, delle serie TV. Poi ci sono le miniserie che invece sono arrivate negli anni 70, che erano appunto puntate tra 6 e 12 episodi e finiva lì. Poi c'erano le sitcom, insomma, il mare era veramente molto ampio e noi siamo cresciuti con tante tipologie, pensa ai Jefferson, insomma, sempre molto divertente. Arnold, con Willy e il fratello, vabbè, insomma. Qui stiamo Noi parlando. ragazzi degli anni Ottanta, lo puoi dire. Esatto. Che poi negli anni 80, in realtà, se non mi sbaglio, più o meno sì, negli anni 90, via, c'è stata poi una delle serie straordinarie, fantascientifiche, meravigliose, che è X-Files, che insomma penso abbia segnato veramente tantissime persone, tantissime generazioni. Chi non si è innamorato di quelle storie lì? Io le vedevo su Italia 1, mi ricordo, forse era in seconda serata, ed ero abbastanza, all'inizio ero appassionata, poi però devo dire l'ho un po' lasciata, perché poi anche lì, però Elena, tu ti ricordi qual è il caposaldo secondo me degli anni 90, delle serie, insomma, la serie delle serie. Io ce l'ho pronta qui, ma voglio che sia tu a dirlo. Allora, io non so, possiamo dare qualche indizio, ma secondo me neanche Twin Peaks. Io sono una di quelle che pur avendo, quanti anni, quando è nata? Nel 91 mi pare da noi è arrivata, quindi nel 90 era in America, io avevo 7 anni, e l'ho vista, e non è una serie per bambini, però, e niente. L'hai rivista recentemente Twin Peaks? Io l'ho rivista, guarda, allora, la prima e la seconda stagione, di cui tu hai il cofanetto, l'ho rivista forse proprio in loop un sacco di volte, e non so neanche dirti quante volte, però poi l'ho recuperata quando è uscita la terza nel 2017, il famoso revival di Twin Peaks, che anche lì, signore e signori, chi non l'ha visto, chi è fan di Twin Peaks, lo deve vedere. Assolutamente. Quindi,
Questa è la prima serie che vi consigliamo chiaramente di recuperare in assoluto o rivedere. Effettivamente io mi ricordo che quando uscì facevo un po' fatica a seguirla e quindi me la sono recuperata in età più adulta, insomma, più cresciutella. Per cui per rispondere ad esempio alla domanda, Alessandra ci chiede Twin Peaks o X-Files? Io ero assolutamente X-Files. Io, come ho detto, purtroppo ero Twin Peaks, però quello che penso, appunto, da Twin Peaks, ora non mi ricordo esattamente di quando è X-Files il primo episodio, perché Twin Peaks parte in un modo e poi tutti i generi ci stanno là dentro, soprannaturale, la Sì. fantascienza, questa cosa, stanno lì. Quindi io consiglio, ma soprattutto anche le serie di oggi prendono da lì. Però X-Files, anche lì, io Twin Peaks, tu X-Files, quindi un bel 50-50. Siamo a 50 e 50. Secondo Chiara, se siamo così, dice, è colpa di Twin Peaks che l'abbiamo visto da piccoli. È probabile. Sì, assolutamente. Secondo te che cos'è, cioè, di Twin Peaks? Cosa hanno preso le serie di oggi? Cioè, la struttura narrativa, la complessità? Oppure anche soltanto la costante suspense che comunque poi pervade tutta quanta la serie? Allora, tu considera che di solito le varie serie che si vedono oggi in cui c'è magari l'omicidio nella piccola cittadina, dove tutti sono sospettati, il paese nasconde segreti. Se qualcuno ha visto, cioè quando io vi, chi ho visto Twin Peaks pensa subito, ok, hai subito quel ricordo. Poi ovviamente c'è da dire che il Twin Peaks in sé è anche difficile da replicare perché parte in un modo, poi ciao, poi va proprio tangente, parte soprannaturale, non ti devi fare domande. E quindi diciamo quel filone del thriller che è tutto l'inizio, cioè la prima e buona parte della seconda, è caratteristico secondo me. Io guarda, ho pensato che è su Netflix, che consiglio, ecco, per collegarmi, che però è una serie ormai di qualche anno fa, Ed Broadchurch, con Olivia Colman e David Tennant, mi pare, quello di Doctor Who. Che racconta appunto le basi sono quelle, cioè io quando l'ho vista per la prima volta, che forse sono 3 anni fa, forse andata che andava in onda su, forse la F lo prende all'inizio, e c'era l'omicidio, diciamo, nel paesino sperduto dell'Inghilterra, e devono indagare, si scopre che ognuno, diciamo, ha un segreto, un qualcosa, e quindi era lì. Per me non voglio dire assolutamente che le varie serie che si sono seguite sono tutte copie di Twin Peaks, assolutamente no. Però ovviamente penso che la scrittura all'epoca di Twin Peaks, che non esisteva quel tipo di racconto, quel tipo di scriverlo così bene, minuziosamente, e anche portarlo sullo schermo, cioè penso che il concetto poi di serie all'epoca non era così come adesso. Sì. Adesso si fanno serie ovunque, lì erano praticamente l'episodio, considera che gli episodi di Twin Peaks erano 29, 29 episodi, non si fanno manco adesso, forse per le sitcom che durano 20 minuti. Quindi sì, penso che c'è un qualcosa di quegli anni che ritroviamo tuttora, però guarda, io sono contenta così, sono contenta anche di rivedere serie nuove, che però non, appunto possono aver preso da Twin Peaks, ma sono comunque scritte molto bene e tuttora valgono. Tra l'altro, stavo pensando adesso su il fatto di cose un po' incomprensibili, che insomma, dove non ti devi fare troppe domande, anche se in questa serie che sto per citare cercano di dare una spiegazione, ma ovviamente insomma, rimane un po' poco reale e plausibile, è Dark, una serie tedesca che commentavamo prima, la trovate disponibile su Netflix, se non mi sbaglio. È una serie che parla in qualche modo di universi paralleli, ere parallele. È un po' complicata perché appunto bisogna tenere un po' il filo dei personaggi, di cosa fanno, dove vanno, chi sono e a quale famiglia appartengono. Insomma, uno deve proprio scriversi un attimino, ecco, l'albero genealogico di ognuno, però è una serie che almeno nella prima stagione è interessante. Mi ha stupito perché non me l'aspettavo, ecco, insomma, è stata una sorpresa, ecco.
Io pure, allora, non so, mi pare che a fine giugno arriva la terza, o comunque a giugno, in arrivo la terza e mi pare ultima stagione. Quello che ti posso dire è che io pure ho visto la prima, sì, devo dire che ho avuto un po' di difficoltà, però anche lì, cioè anche lì l'ho trovata, loro molto bravi, scritta molto bene. La seconda ancora non l'ho vista, non perché non la voglio vedere, perché so che anche lì è un po' più, ancora più intrippata della prima. E allora un attimo, forse quest'estate, che tanto alla fine un po' di serie non fanno mai male, anche se questo periodo di serie ne abbiamo viste anche troppe. E voglio dargli, insomma, voglio vedere, magari l'attacco quando ci sarà pure la terza, così uno inizia. Però sì, Certo. ecco, a proposito di parlare di fantascienza, insomma, soprannaturale, lì ce n'è molto, sì. Lì ce n'è molto, ce n'è assolutamente molto. Corrado ci chiede perché si usa dire ma che è Twin Peaks? Corrado, proprio perché, come dicevamo prima con Paola all'inizio, secondo noi Twin Peaks è un po' dettato legge, diciamo così, ed è stato proprio un punto di riferimento poi per tante altre serie e quindi insomma. Per il modo in cui è stata scritta, per il modo in cui è stata girata e raccontata, per cui insomma, sicuramente ha messo proprio, no, come dire, l'asticella l'ha messa lì e tante altre serie appunto si sono un pochino rifatte. Invece Chiara chiede, dice, la qualità, secondo lei, la qualità delle serie TV di oggi sta anche contribuendo ad educare e un pubblico che adesso è più preparato va anche a vedere film rispetto a un tempo che un tempo forse avremmo definito d'autore. Tu che ne pensi? Aspetta che, non, che mi sono persa. Guarda, nel senso, considera che io sto cercando di convertire mia mamma alle serie TV. E non so te, però c'è una cosa, i genitori, soprattutto magari appunto non magari i genitori giovani di oggi, dico però i genitori sono un po' restii a questo perché non vedono che la serie TV no, è a puntate. Però in realtà, se mi voglio riallacciare, ecco, non voglio però essere monotematica. David Lynch, per la terza stagione di Twin Peaks, ha detto che in realtà non era una serie TV, ma un lungo film di 10 ore. In realtà, in un certo senso, possiamo dirlo che è così: cioè, le serie TV, soprattutto quelle che hanno un filo, cioè una storia, non sono magari episodi di puro intrattenimento distaccati l'uno dall'altro, perché quello è un altro tipo di raccontare, però quelli che hanno, diciamo, che iniziano da un punto per arrivare al punto finale, possiamo anche considerarli dei lunghi film che uno poi alla fine con Netflix, con l'arrivo di Amazon o di altre piattaforme, esiste per questo il binge watching. Esatto. Cioè, vuoi vederla tutta insieme? In linea di massima ormai le fanno tutte così, te la puoi vedere tutta insieme e quindi vai lì tutta di seguito e ti sei fatto magari la giornata, hai visto 10 puntate, come vedere un lungo Lunghissimo film. è vero, esatto, concordo. Tra l'altro ci sono proprio due metodi diversi appunto di vedere le serie. A me un po' manca l'appuntamento che ti dava la televisione, no? Quando appunto non c'erano le piattaforme streaming, Vero. tu aspettavi quel giorno per vedere la nuova puntata e scoprire, no? E sapere insomma, come sarebbe andata a finire. Quindi questo anche alimentava, penso a Lost quando è uscito, insomma, che era bello complesso e complicato, però appunto avvincente. E ti dico, i miei genitori mi hanno spinta a vedere Lost perché loro erano veramente entrati e si erano innamorati assolutamente sì di questo mondo. Marta invece dice: sono appassionata di docuserie. Qualche consiglio su qualche. Allora, guarda, recentemente non è che ho visto qualcosa, però qualcuno mi ha, forse mi pare che sia una docuserie, se non vorrei, che è però un po' trucida, quella sui gatti, su quello che uccide i gatti, non mi ricordo, su Netflix. Lo sai che non l'ho vista. Se qualcuno sa il titolo, ora non me lo ricordo. Questo. Penso che sia una. Ora, perché io in realtà così a sentire i titoli non mi vengono in mente, purtroppo, devo essere solo un po' impreparata, però
Penso che insomma tu non so, tu Elena, hai visto qualcosa? Allora, in realtà ne ho viste due diverse, e ne ho iniziata una terza, ma mi sono fermata in realtà. Ho visto Tiger King e vedo che anche qui arriva un commento di Roberto che dice: sì, Chiara ci dice che è giù le mani dei gatti, o forse la serie, o forse lei dice assolutamente. E ho visto anche The Last Dance, la docuserie dedicata all'immenso personaggio che è appunto Michael Jordan, e anche se non siete appassionati di basket, se non siete degli sportivi, se non lo avete mai seguito, vi assicuro che è una serie veramente affascinante, fatta molto bene, con salti temporali, ma ci sono delle riprese negli spogliatoi, cioè robe mai viste, robe inedite, e è un racconto proprio appunto molto serrato, molto che ti tiene lì. Ecco, quindi insomma ve la consiglio Nella mia lista, assolutamente. E poi avevo cominciato a vedere il Conversazione con un killer. vedo anche tu allora. Ted Bundy, però quello l'ho fermato perché insomma Sì, è un po' bello, infatti quindi bisogna essere un po' preparati, ecco. Poi io non so te, ma con la scoperta di Disney Plus, che appunto è stato lanciato proprio durante questo periodo di quarantena, io mi sono dedicata più che a docuserie, a documentari, e quindi insomma ah, l'ho raccontato precedentemente, ma sono andata a giro con James Cameron e sono andata sul Titanic insieme a lui, e poi mi ha portato anche alla scoperta di Atlantide. Favoloso. devo dire, io recentemente ho visto L'Isola di Pasqua, il documentario su National Geographic, e ho scoperto di non ce l'avevo questa passione di essere appassionata a squale e delfine dei documentari di National Geographic su Disney Plus. Guarda, ci sono dei titoli, mi pare che sono un paio, sia sugli squali che sui delfini. Devo Molto. dire, sono bellissime immagini. E bello, forse. Tonino dice: non se ne parla molto, ma io sono molto innamorato di una serie televisiva francese, The Revenants, con splendide musiche dei Mogwai. Dello stesso pensiero e dello stesso avviso è anche il direttore di Fanwick, Marco Del Bene, che infatti dice: The Revenants, bellissima. Io The Revenant l'ho vista in francese qualche anno fa, quindi sì, e mi ricordo forse che c'è stata anche una seconda stagione, però non credo di averla vista. In realtà concordo perché era veramente fatta molto molto bene. Anche lì, guarda, un peccato che forse queste serie, perché guarda, considera che penso un po' a tutti, ci sono un po' di serie che se magari ancora non vengono prese, uno trova un modo di vedersele. Però mi pare che The Revenant, se non sbaglio, non sia nessuna piattaforma qui in Italia, né Netflix, Amazon, però non lo so, anzi, forse Sky, forse ce l'aveva Sky, potrebbe. Però recentemente stavo guardando, non c'era, però concordo che The Revenant, per chi non l'ha vista, la deve recuperare, sì. Su Disney Plus, Chiara invece ci suggerisce un modo per rilassarsi. Lei si è rilassata tantissimo con Zenimation, che è una raccolta praticamente di corti animati, se non sbaglio, dove ce ne sono alcuni. Ovviamente su Disney Plus troviamo tutta la Disney, la Pixar, la Marvel, no? Quindi Pixar fa dei corti animati che sono qualcosa di straordinario. Pixar fa piangere. Sì, Pixar fa piangere, ci commuove sempre. Non mi ricordo mai il titolo, ma io adoro la nuvoletta, le varie nuvolette che creano tutti i cuccioli, e ce n'è una che insomma crea sempre quei cuccioli un pochino più ostici, e poi ci sono le cicogne che le portano a giro. Insomma, ecco, la cicogna che spetta alla nuvoletta grigia che crea i coccodrilli, i porcospini, e così è veramente martoriata, ma è veramente troppo tenero e dolcissimo, quindi cercate assolutamente questi corti animati. Poi mi pare che è uscito adesso su Disney Plus qualche giorno fa il corto Out, mi pare che si chiami, quello che è molto molto fatto molto molto bene, se vogliamo anche possiamo dire è anche un passo avanti la Disney per il coming out del bambino che parla con i genitori, e
E anche lì, ovviamente, c'è sempre quella componente che ti si stringe il cuore. Niente, vabbè, ma sono tutti così. Quindi anche quello continua. C'è da dire che effettivamente forse le serie televisive ultimamente, come appunto citava anche Chiara all'inizio in uno dei commenti, aiutano ad educare, effettivamente stanno toccando tantissimi temi interessanti che coinvolgono poi soprattutto i giovani, i ragazzi, penso anche a Scam che ha avuto un successo pazzesco, è tutta italiana ed è stata esportata anche all'estero, ma penso anche a Baby che comunque sia tocca temi difficili, magari lo fanno con un stile diverso chiaramente, ma comunque sia te li racconta, te li mette, te li evidenzia. Quindi, sì, insomma. Beh, poi Baby, citando Baby, poi parte dal famoso fatto di cronaca in un certo senso, quindi anche super attuale da quel punto di vista. E l'avevo visto la prima e la seconda l'ho vista. Bravi, mi pare che è in arrivo la terza, ovviamente. Sì, sì, sì. E Scam, Scam devo dire che me ne hanno parlato tutti benissimo, io ancora però non ho visto l'ultima stagione, sono indietro, e però voglio trovare il momento, insomma, di recuperare un po' tutto, lo so. Certo. Sì, perché capita, non so se capita anche a te e se capita anche ai nostri ascoltatori, a volte quando un film o una serie viene talmente tanto decantata, talmente tanto, insomma, elogiata, io dopo mi presento lì con un'aspettativa talmente alta che se poi non riesce ho un giudizio falsato e magari ci rimango male, per cui preferisco lasciar sedimentare un pochino le opinioni e trovare proprio una voglia mia, tutta mia, insomma, ecco, di pancia nel guardare la serie. Arriva una domanda sempre del direttore per te, di Marco Del Bene, il direttore di Fanwick, chiede, dice, le serie europee hanno un nuovo sapore e hanno portato freschezza con una proposta narrativa più libera da schemi blindati. Sei d'accordo con questa visione? Guarda, io sono molto d'accordo, cioè nel senso trovo molte volte un'originalità, diciamo, ancora di più rispetto magari a quelle tematiche classiche americane, e ti parlo su tutti i fronti, non ti parlo soltanto di fronte magari del mystery, del thriller. Per esempio una serie attuale che sto guardando un po', che è spagnola, che viene definita la nuova Sex and the City, Valeria mi pare che si chiami, sì. E quello che penso, sì, cioè nel senso sono molto, la scrittura, sono sempre la scrittura brillante, non devono rispondere probabilmente a dei canoni che magari sono un po', alla fine quando una serie americana, anche se non lo sai, un po' lo riconosci, nel senso se guardi le varie serie, o se invece una serie europea lo stesso. Se ritorno al discorso di Broadchurch che ti dicevo, o ci sono anche quelle nordiche un po', mi pare che era l'ispettore, una con Kenneth Branagh, che riguardava, che lui fa, era un ispettore, ora mi viene Ballander forse che sia, e sono tutte quella scrittura che in un certo senso è più cauta, non so come spiegarlo bene, che però ti fa entrare ancora di più nella storia. Secondo me, o forse capito, ci mette anche un po' di più a portarti al nocciolo, però lo fa in maniera molto fatta bene. Poi ovviamente ci sono anche serie che magari funzionano meno, ci sono anche serie che magari non sono scritte brillantemente. Come posso citarlo, posso dirti un mio guilty pleasure? Sì. La Casa di Carta. Cioè io so bene che La Casa di Carta ha un sacco di difetti, ce le ha. Diciamo, la prima stagione funzionava assolutamente, però era un po' una curiosità. La seconda, la terza e ora la quarta hanno un sacco di problemi, però la guardi. Io non lo so. Cioè io sono una di quelle che è incuriosita su questo, diciamo, parlare in modo un po' pomposo, un po' alla Beautiful, ecco. Sì, forse sì. Quindi in questo senso ci sono un po' gli aspetti negativi e positivi di queste serie europee, però penso che molte di queste valgono di più alle volte di quelle americane.
Assolutamente, assolutamente. Non abbiamo niente da recriminare o insomma da dire, oh cavolo, potevamo fare meglio di più. No, no, siamo veramente molto, molto bravi anche noi europei. Dice che Chiara giustamente sottolinea che le protagoniste di Valeria ci assomigliano anche di più, effettivamente raccontano un mondo e uno scenario, se vogliamo, che insomma in cui noi ci possiamo riconoscere un po' di più Certo. rispetto invece agli scenari americani. Alessandra invece chiede se abbiamo qualche anticipazione sul remake di The L Word, che dovrebbe essere su Sky, perché lei ha amato la versione originale. Ebbene sì, è già su Sky, in realtà è su Sky Atlantic Confidential e si chiama The World Generation Q. Quindi Guarda, io non l'ho riprendo proprio. Io in realtà del World forse vidi una puntata all'epoca perché io ero figlia di della di, ti ricordi che all'epoca c'erano del World e forse un po' prima Queer as Folk, che era la versione maschile in un certo senso di El World. Quindi io in realtà sono un po' non sono esperta di El World, non so te se l'hai No. vista anche proprio quella dell'epoca, però so che sia arrivata su Sky. Lo È possiamo dire. assolutamente arrivata su Sky dall'11 maggio e sì, insomma, la serie di L World già nel 2004 affrontava per la prima volta, mi sembra, le tematiche riguardanti la comunità LGBT dal punto di vista delle donne e quindi insomma, ecco, ci sono nuove storie, nuove ambientazioni. Alessandra, se sei una fan, cercala perché è già disponibile, è già online. Mentre invece leggevo nei commenti, qualcuno si è recuperato, mi sembra Roberto puntato ha detto, dice, io mi sono recuperato in pochissimi giorni, anzi in 3 giorni, ho visto tutte e 6 le stagioni delle Regole del Delitto. Perfetto, straordinaria serie con una Viola Davis meravigliosa. E qua, grazie Roberto che l'hai tirata fuori, perché io penso che sia una delle serie più belle scritte. Lei è fantastica. Allora, io devo dirlo, devo confessarlo. Allora, su Fox mi pare domani, non so se da stasera o da domani, arriva, diciamo, l'ultima puntata della stagione finale. Io l'ho già vista, quindi io so come finisce. Ecco. Ragazzi, allora. Io consiglio, guarda, lo vedevo prima, le prime quattro stanno su Netflix, quindi è facile, si recuperano così. Lei è impressionante, è scritta benissimo. Quindi, ragazzi, vedetela. No spoiler, lo ricordiamo, insomma, con Paola non c'è problemi. Io direi che ci possiamo lasciare con una seconda stagione che arriverà. È uscita da poco la prima stagione di Summertime, ma hanno già confermato che ci sarà la seconda stagione e che quindi quest'estate andranno a fare le riprese di nuovo sul La mare Riviera Romagnola, Adriatico. guarda, sì, diciamo che la Summertime anche lì mi colli impreparata, devo dirlo, però la Riviera Romagnola piace a tutti, la Piadina piace a tutti, quindi ne approfitterò per durante l'estate. Poi arriva adesso, oggi è stato detto che arriva pure diciamo, il film che è Sotto il Sole di Riccione, quindi tu non so se tu l'hai vista, però so che la musica è fantastica. No, non l'ho vista, quindi direi che insomma siamo però pronti ad accogliere tutte le novità. Invece c'è già a disposizione un episodio a settimana Snowpiercer che vi consigliamo di andare a vedere. Se avete visto il film all'epoca ci saranno dei cambiamenti, stravolgimenti anche nei personaggi. Lo trovate Snowpiercer su Netflix a disposizione, se non sbaglio, non vorrei L'episodio confondermi. fa settimana, sì, ora ci sono i primi due episodi. E il papà. Summertime anche lo trovate su Netflix, visto che insomma ci stavano chiedendo un attimo Sì. Beh, lei. più sì, Netflix. Considera che ce n'è una che io aspetto che è italiana. Curon. È È una vero. rivista. Oh, tra in metà giugno. Sono molto curiosa perché, ecco, parlando di atmosfere un po' misteri, città, io mi aspetto molto da questa serie. Ancora non ho visto nulla, quindi non so, magari ne potremo parlare prossimamente. Assolutamente, ne parleremo prossimamente. Su Amazon intanto vi segnaliamo che Homecoming, seconda stagione, è arrivata, è disponibile, quindi insomma
non fatevelo scappare. Se non avete visto la prima con quella meraviglia di Julia Roberts, che è una straordinaria attrice, oltre che essere bellissima, insomma, recuperatele e poi passate alla seconda stagione, dove c'è un cambio di personaggi, per cui insomma uno la può vedere senza necessariamente aver No, visto la esatto. prima. Quindi insomma anche questo è interessante. Poi Amazon appunto ne ha tante altre, c'è Future Man che arriverà adesso a giugno e quindi vi porterà un po' nel mondo di videogiochi futuro con Josh Hutcherson e poi c'è Il Presidente, anche io sono curiosa di vederlo, è una serie che mi ispira C'è tantissimo. una del cast di Le regole del delitto perfetto, tra le altre cose. Quindi Esatto. chi vuole seguirla, ma c'è anche su Amazon, ti volevo dire, Little Fires Everywhere con Reese Witherspoon e, oddio, come si chiama? Lady Scandal, io Kerry Sì. Washington, non l'ho ancora vista, però stasera la volevo iniziare, e anche lì Thriller, mi dicono che ne vale la pena, quindi vedremo anche qua che cosa ci aspetta. Insomma, Paola, io ti ringrazio qui tra cult, serie storiche da recuperare. Io vorrei ritrovare Rin Tin Tin, giuro, mi metterò a cercarlo e poi vi farò sapere se sono riuscita a trovarlo. E serie, insomma, da vedere che arriveranno presto, veramente ce n'è per tutti i gusti. Possiamo stare in buona compagnia, direi, senza troppi problemi. Assolutamente, assolutamente. Dai, Elena, ti aspetto allora. Vai, così poi facciamo un binge watching insieme a distanza, no? Bravo, ma dimmelo se trovi l'intentina allora. Sì, te lo dico. Ok. Ciao Paola, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. La puntata finisce qui, avremmo potuto continuare a parlare per ore perché veramente ci sono tantissime serie, questo è vero, ma proprio all'improvviso ti si aprono i file e ti rendi conto che quelle che appartengono al tuo cuore, al tuo mondo, sono veramente tante, tante, tante. La puntata di oggi finisce qui, ma noi ci rivediamo con ore 15 domani, sempre alle 15, sulle varie pagine Facebook. Io ringrazio ovviamente HF4 che produce il format, la straordinaria redazione, Marta Volterra e la splendida Alessandra Zoia. Ringrazio voi e vi mando tantissimi baci da Elena, è tutto. Ciao!